dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Io spero che quando avremo la possibilità di rincontrarci di nuovo, il nostro ascoltare non sia più come prima. Proprio ora che abbiamo ancora più fame di incontrarci, ancora più fame degli altri, ancora più fame di ascoltare profondamente la vita. La luce vera la si scopre fra il buio e il giorno, ed è lì, fra il buio e il giorno, che ascolto la mattina al di là della gente, al di là di me stesso, sull'altra sponda di tutto, e sento che l'amore ascolta i silenzi e cancella l'assenza. Imparo dai fratelli alberi che immobili e attenti sono intenti ad ascoltare il passaggio della notte verso il giorno, e come loro ascoltare ad orecchio nudo. In questi mesi ho il tempo di riascoltare queste mura di Romena, farmi raccontare il tempo che abbiamo conservato e quello che abbiamo perso, l'autenticità di ciò che abbiamo vissuto, ma anche la falsità rimasta nascosta, gli incontri che ci hanno cambiato e gli spiriti liberi che abbiamo lasciato andar via senza nemmeno accorgercene. Questo ascoltare ha spostato il baricentro oltre me e ha visto dove sono e mi ha fatto vedere dove andare. Ogni presa di coscienza è infatti un punto di partenza. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu cominci a darmi consigli, non hai fatto ciò che ti ho chiesto. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu inizi a dirmi che non dovrei sentirmi in quel modo, tu calpesti i miei sentimenti. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu senti che devi fare qualcosa per risolvere il mio problema, tu contribuisci alla mia paura, alla mia debolezza. Quando tu fai qualcosa per me, che io posso e vorrei fare per me stessa, tu mi stai ingannando, per quanto strano possa sembrare. Ti prego, ascoltami, senza fare nient'altro che starmi a sentire. E se vuoi parlare, aspetta un momento, che giunga il tuo turno e io ti ascolto. Ascolta è un invito che sta al centro della Bibbia ed è comprensibile, perché se Dio è la parola, Gesù è la parola di bellezza, di amore, di senso, che Dio rivolge a ogni uomo e donna, allora quello che ci è chiesto di fare è proprio di metterci in ascolto di questa parola rivolta alla nostra vita. C'è un racconto nella Bibbia molto interessante a questo proposito. Si trova nel primo libro dei Re e riguarda il re Salomone. Salomone è un giovane re, è appena salito al trono e una notte fa un sogno. In sogno gli appare Dio e gli dice: chiedimi tutto quello che vuoi e io te lo darò.
In fondo è il sogno di ciascuno di noi, no? Che ci appaia un essere potente e ci dica: chiedimi qualunque cosa e io te la concedo. E Salomone però fa una richiesta un po' sbalorditiva, chiede un cuore che ascolta. Dio stesso si stupisce di questa richiesta, si stupisce piacevolmente e gli dice: tu non mi hai chiesto ricchezze, non mi hai chiesto una vita lunga, non mi hai chiesto la vita dei tuoi nemici, ma mi hai chiesto un cuore che sa ascoltare e io te lo concedo. Ora, questo sogno ci parla un po' di quelli che sono i nostri sogni, il nostro sogno più profondo, il nostro desiderio più intimo. Forse al cuore dei nostri desideri non ci sta tanto avere molti soldi, avere la salute, anche se in questo tempo è uno dei nostri desideri, più grandi. Non ci sta neppure l'eliminare il male, i nemici dalla nostra vita. Ma quello che è la cosa più importante, il nostro desiderio più intimo, è questo cuore che sa ascoltare. E allora voglio chiedere anch'io, vogliamo chiedere anche noi, un cuore che sa ascoltare, prima di tutto che sa ascoltare me stessa, i miei sentimenti, le mie emozioni, le mie paure, le mie gioie, i miei timori, quello che vivo, che mi sa ascoltare, un cuore che sa ascoltare il mio profondo, il mio intimo. Poi un cuore che sa ascoltare l'altro, l'altra, perché spesso quando noi ascoltare l'altro, l'altra è in verità, perché spesso quando noi ascoltiamo l'altro lo facciamo con un orecchio solo, sapendo già, immaginando già quello che l'altro vuole dirci. Ecco, imparare ad ascoltarlo veramente, accogliendo quello che l'altro è, magari al di là dell'apparenza, al di là della superficie che mostra. Ascoltare ancora la creazione, le creature, gli animali, le piante, la vegetazione, perché ogni creatura ha qualcosa da dirmi, ha un suo messaggio. E infine ascoltare Dio, perché anche Dio ha una parola da dirci. Dio è questa parola che si rivolge a noi, ma ascoltare a volte anche il silenzio di Dio, perché Dio spesso è un sussurro. È un sospiro, è uno spirito che si fa sentire molto discretamente nella nostra vita, ma che è sempre presente. Allora ascoltiamo, chiediamo questo cuore che sa ascoltare e oggi proprio mettiamoci, troviamo qualche minuto per metterci in ascolto, magari a occhi chiusi, in modo che l'ascolto sia più profondo, mettiamoci in ascolto di noi stessi, della creazione, di tutto quello che ci circonda, di Dio. Non possiamo parlare finché non ascoltiamo. Quando avremo il cuore colmo, la bocca parlerà, la mente penserà. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.